No, cara, devi darmi una mano. Dobbiamo chiudere la bocca a zio Giacomo e a Marcella. No, avanti. Davvero vuoi costringermi ad apparire diversa e a essere quella che non sono e non sarò mai? Mi aiuti? No. Salve. Dunque, sei riuscita a sposarti? Non sei rimasta zitella, sembra un sogno. Benvenuti a casa mia. Ah, guardate qua, 3 piani più l'attico, 3 bagni a ogni piano e 2 per gli ospiti. Niente male, quanti metri quadrati sono? Cosa ci importa dei metri quadrati, zio Giacomo? A noi importa di stare belli larghi. Quanto è grande la nostra casa? 600 metri quadri. La nostra è 3.004. Il salone più grande è di sopra. Vi avrei ricevuto meglio, ma oggi il nostro maggiordomo ha il giorno libero. Il maggiordomo? Eh? Già, ho sentito, sì. Bene, mi avete fatto un piacere favoloso, ma non vorrei che perdeste l'aereo. Non riuscirei proprio a perdonarmelo, ve l'assicuro. Francesca, non penserai che ce ne andiamo senza aver conosciuto tuo marito. Restate qui finché non arriva il signor Sheffield. Tu chiami tuo marito il signor Sheffield? Oh, ma io non lo chiamo mai signor Sheffield, lo chiamo Chef, Sheffy. È scemotto qualche volta. Guarda, non mi piacciono certi scherzi. Ad ogni modo, purtroppo, Maxwell adesso in teatro sta provando. Già, sta provando una commedia, domenica al parco, quindi verrà a casa solo lunedì. Zia, non c'è ossigeno nel vostro pianeta. Assunta non la smette mai di scherzare, lo aspettiamo. Vuoi dire che voi restate qua finché Maxwell non ritorna a casa? Abbiamo i biglietti aerei a prenotazione aperta e possiamo restare qui per anni. Sto via pochi minuti, vado in banca. Caro, ma eri a casa allora? Non ho afferrato. E allora procura di afferrare, caro. Sono i miei parenti, lei regga il gioco. Sheffield, smettila, dice mucchia di parolacce. Lei è il signor Sheffield e io sono sua moglie. Siamo sposati e tanto felici. Che simpatico. Lei mi sta chiedendo un grosso favore. Ma anche non dire al padrone che il prezioso vaso Ming è incrinato. Maxwell Sheffield, benvenuti da noi. Giacomo Quagliarulo, piacere. Molto lieto. Marcella Quagliarulo, io sarei Fortunato. La moglie. Fortunato, e invece lei? Ti assunto, oh, no? Esatto. Ma certo, troppi liquori al matrimonio. E come ti butta, zietta?